Prima serata di Miss Italia dedicata al cinema alle spalle, si guarda questa sera con il concorso che strizza l'occhio all'eleganza. La Rai in prima serata vince nei confronti della concorrenza, ecco Milly Carlucci. Soddisfatta di come è andata ovviamente e degli ascolti? Molto molto soddisfatta perché di questi tempi con i digitali terrestri accesi e più dell'anno scorso e più della fine della stagione con le partite su Sky, ieri c'erano due partitone perché giocava sia la Roma che il Milan, noi siamo riusciti a vincere la serata e quindi schiacciando completamente la concorrenza, quindi insomma voglio dire meglio di così che cosa si vuole, non è certo finito. Questo è solo l'inizio, stasera c'è una seconda serata con un altro partitone terribile che stasera c'è Napoli-Bari che calamiterà l'attenzione del sud purtroppo, però questa è la televisione di questi tempi, infatti è il motivo per cui io dicevo scordiamoci gli ascolti bulgari di una volta e pensiamo che negli Stati Uniti si vince la prima serata col 12%, quindi ci dovremmo abituare a questi tempi, però soddisfatta per la qualità delle cose che sono andate in onda, mi è sembrato tutto, cioè il progetto che avevamo immaginato si è materializzato, c'è stato ragazze in gambissimissima, forti, hanno superato l'emozione, hanno fatto tutto quello che dovevano fare, proprio bene. Programma della seconda serata? E allora questa è la serata dedicata all'eleganza e quindi vedrete le ragazze alle prese con photoshoot di grandi fotografi internazionali, veramente c'è stato un investimento in glamour enorme, le vedrete poi alla prova con, come al solito, altre prove sul palcoscenico, una prova sarà addirittura subacquea, sarà una prova di moda subacquea e poi Kylie Minogue, poi c'è Anna Valle, poi c'è la Paul Kahn, insomma dai. Un po' di amarezza però per il forfait di Sharon Stone. Più che altro in bocca al lupo a Sharon Stone per il suo problema e mi dispiace perché era così contenta di venire qui a Sesto Maggiore, aveva detto ad Emanuele, dice sai perché a me piace come si cucina da quelle parti, no? Quindi gli ha fatto anche un grande complimento. Ci dedico un saluto a davidemaggio.it che conosce benissimo perché so che l'ha intervistata più di una volta e per il quale stiamo realizzando questi servizi. Ma davidemaggio.it è praticamente casa, è come stare a casa e sapete che insomma siete amici cari, vi voglio bene e seguitemi. Buona la prima per il principe Emanuele Filiberto che ha esordito a fianco di Milly. È iniziata questa esperienza Miss Italia, come sta andando? Sta andando bene, sta andando molto bene. Ieri abbiamo inaugurato la nuova coppia Carlucci-Filiberto e c'è una bella sintonia sul palco, ci capiamo rapidamente e trovo che stiamo bene insieme. A proposito di coppie, ho letto che quella Pupo Emanuele ha funzionato, ha avuto successo, ma non ci sarà più, almeno nel breve termine. Almeno nel breve termine, credo che abbiamo bruciato tutte le nostre cartucce, però c'è una forte amicizia tra Pupo e me, ma bisogna rinnovare, bisogna trovare nuovi spettacoli, nuove persone con cui metterti. Sai, il pubblico è molto esigente, il pubblico si stanca dopo un po' ed è così. Domani termina Miss Italia, cosa c'è nel futuro di Emanuele Filiberto? C'è una... Televisivo. Televisivo non lo so, però c'è una luna di miele con mia moglie che non abbiamo ancora fatto dopo 7 anni di matrimonio. Perché lei era incinta quando ci siamo sposati e voglio tornare ad abbracciare i miei bambini, le mie bambine. Fa 3 settimane che non le vedo e che iniziano a mancarmi molto. Se le facessero la proposta di fare l'inviato di Striscia alla Notizia, visto sappiamo gli attriti che ci sono stati nel passato con questo programma televisivo, accetterebbe? Guardi, è da vedere, Striscia è un programma che guardo, che mi diverte tanto. Ed è un bel programma, dunque perché no? Come noto Sharon Stone non sarà presente a Sesto Maggiore e a incoronare la nuova Miss Italia sarà Donna Sofia, Patrizia Mirigliani. Patrizia, dopo il forfait dovuto ovviamente a motivi di salute di Sharon Stone, è confermata Sofia Loren come madrina che incoronerà Miss Italia. Sì, e sarà anche la nostra ambasciatrice della bellezza italiana perché chi più di lei può rappresentarla?
Tra l'altro so che ci teneva a dirlo, lo ha detto in conferenza stampa, che non è una sostituta perché era già prevista. No, era già prevista, no, è un grande personaggio che deve esserci perché noi siamo Miss Italia e dobbiamo avere anche gli artisti italiani che rappresentano l'Italia anche nel mondo. Tra l'altro lei è nata Miss Italia. È nata Miss Italia, chi più di lei? Ora non ci resta che stare a vedere il responso del pubblico in occasione della seconda serata per scoprire se per l'audience Miss Italia continua.